Ma per me, dall'impegno, dalla prova che ho ricevuto dai ragazzi e dall'impegno messo in campo, è come se abbiamo vinto. Perché i ragazzi non hanno dato il 100%, il 110%. Purtroppo lui è bravo, quello che ha segnato c'ha un mancino d'oro. Forse lo dovevamo marcare un po' di più al limite dell'area, però sono venuti a saltare in 7-8 e erano tutti impegnati nella marcatura. Però ripeto, è stata veramente il primo tempo, mi è piaciuto molto anche sotto l'aspetto tecnico e sia come si sta in campo tattico. Il secondo tempo è logico che abbiamo giocato 60 minuti in 10 contro una squadra comunque forte come l'avesse Pesaro. Poi in genere l'errore forse di Ferrano, dato che era stato già punito. Beh sì, sì. Molte volte è preso un po' dalla foga. Manuel è veramente un giocatore importante per noi perché sta facendo benissimo, però qualche volta esagera e lì si deve migliorare se vuole diventare un giocatore ancora più forte. Batto io, batti tu, colpe Candido, come l'hai visto la panchina? Hanno fatto apposta, perché Candido è rigorista e quindi se no dopo la prendevo con Candido. Candido, io l'ho detto che lui è rigorista, è quello che ha più esperienza, è quello che è logico che sia lui, no? Anche se Volpe è bravo, qua vedo tirare i rigori anche in allenamento, però in conto la partita. E comunque anche lui ha fatto un primo tempo Volpe notevole, ha tenuto tutti i palloni, ma sono soddisfatto, sono più soddisfatto, devo dire, come allenatore, sono più soddisfatto oggi che quelle due partite vinte al 93esimo. Lì c'era la soddisfazione solo per la classifica, qui c'è la soddisfazione anche per la prestazione, perché il primo tempo è stato veramente un buon primo tempo. Sul rigore mi racconti un po' come è stato, perché ho visto che loro non hanno protestato, quindi penso che il contatto sia stato dentro. Raccontamela un po' vista dal tuo punto di vista. Secondo me il contatto c'è stato, capito? Poi non so come si è visto da fuori, però so che io ho rallentato un po' la corsa per cercare di controllare il pallone e lui da dietro mi ha tamponato, quindi l'arbitro l'ha vista così, l'ha valutato in questo modo e cioè, io sono anche d'accordo con l'arbitro più o meno, dai, è stata una sua decisione e secondo me ha fatto la decisione giusta, poi a occhi di altre persone non so come possano averla vista. Saluto a tutti intanto come premessa e gli auguri per questo Natale e per le prossime festività. Okay. E volevo anche ringraziare i media di Rimini, chiaramente anche do il benvenuto ai media di Pesaro che non conosco, però credo che la comunicazione ci stia aspettando, ci stia seguendo Rimini, no? Questo progetto nuovo in maniera molto discreta e con simpatia. Sicuramente potrebbe essere un atteggiamento anche un po' più critico rispetto a quello che facciamo, perché sicuramente avremmo potuto fare meglio, ma credo che tutti si stiano rendendo conto che stiamo facendo il massimo in base alle nostre possibilità, dovendoci confrontare con una categoria che è molto complicata, molto difficile e in un contesto del sistema, secondo me, di crisi conclamata, perlomeno per quelli che seguono le nostre vicende è abbastanza chiaro che le società non sono felici, non siamo contenti di come viene gestita la nostra categoria, di come è gestito il calcio in Italia ed è un ulteriore motivo di preoccupazione anche oltre quelle che sono le vicende del campo e delle partite. Per quello che riguarda il calcio sul campo non nulla da dire, nulla da commentare, salvo ringraziare il pubblico che è sempre correttissimo a Rimini, si sta comportando in maniera egregia, la squadra anche oggi in condizioni di inferiorità numerica
ha gettato, come si dice, il cuore in campo, ha fatto secondo me una bellissima partita, anche perché di fronte avevamo una squadra secondo me fortissima, una squadra molto organizzata, che, i cui numeri poi sono lì a disposizione, tra gol subiti, gol fatti, risultati, aveva vinto 4 partite esterne, che non è poco, quindi è stata un'impresa forse anche più grande di quelle che abbiamo fatto quando abbiamo vinto le partite. Credo che ci siano le premesse per continuare a fare questo campionato, che sarà purtroppo anche di sofferenza come oggi, però insomma speriamo alla fine di portare a casa il risultato. Se avete qualche domanda, io risponderei soltanto alle domande che riguardano non la partita, perché è già stata sviscerata abbastanza, io non ho altro da dire, se no diamo spazio alle persone che devono poi intervenire. Chiedevo degli aggiornamenti sul centro della tariffa, visto che il giunto è stato trovato completamente dell'opera, lei sempre l'ha già espresso, si intende fare qualcosa, è stato trovato. Sì, è vero, è stato approvato in consiglio il completamento dell'opera. Rimini è a disposizione qualora ci siano le condizioni anche da parte dell'amministrazione per inserirsi nel bando pubblico che ci sarà, e naturalmente non mi nascondo che l'augurio sia che Rimini abbia poi i requisiti per aggiudicarsi il completamento di questo centro, perché rappresenterebbe per noi la possibilità veramente di allenare tutte le nostre squadre, di avere finalmente una casa che attualmente non abbiamo, e sarebbe poi appunto anche per il calcio di questa città una ripartenza con tutti i crismi e le caratteristiche poi per decollare ulteriormente, non solo dal punto di vista delle categorie dove giochiamo, ma proprio dal punto di vista organizzativo in generale. Credo meritavamo il pareggio per quello che avevamo creato, per il gioco che abbiamo espresso. È stata una partita molto combattuta, alla fine diciamo il gol ci ha premiato, ecco. Potevamo fare qualcosa di meglio gli ultimi 5 minuti, abbiamo avuto 3-4 occasioni un po' più cattivi, però è andata così, pensiamo subito a un'altra partita. Occasioni che non vengono perché ti manca quella cattiveria agonistica che è intrinseca nel giocatore, altrimenti da fuori fai un po' più fatica a riuscire a trasferire del calciare per fa gol o calciare tanto per. Noi delle volte calciamo tanto per, ma se calcia per fa gol, perché quando calci per fa gol 9 volte su 10 fai gol, se calci giusto per 8 volte su 10 non fa gol, ecco, e questo qua si fa fatica a trasferire ai ragazzi, però si continua a lavorare e cercare di migliorarci sempre di più nel quotidiano, in allenamento, però dovevamo vincere, non si è vinto e domani si riparte. Essendo io un uomo di calcio, so che queste partite le puoi anche perdere.